Signori, quali sono i quattro pilastri? Tradizione, onore, disciplina, eccellenza. Saremo compagni di stanza. Sono Neil Peart. Io sono Todd Anderson. Ecco, in questa classe potete chiamarmi il professor Keating, o se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano. Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento. Mostratemi un cuore non contaminato da folli sogni e io vi mostrerò un uomo felice. Ma solo nei sogni gli uomini sono davvero liberi. È da sempre così e così sarà per sempre. Cos'è la setta dei poeti estinti? Siete capaci di mantenere un segreto? Eravamo un circolo ellenico, eravamo dei romantici. E non le leggevamo le poesie, ne assaporavamo sulla lingua la dolcezza. Lo spirito si elevava, le donne svenivano. Ed era così che nuovi dei nascevano. Sono giunte voci, John, di alcuni metodi non ortodossi di insegnamento nella sua classe. Beh, John, lei sa che qui esiste già un programma e funziona. Se lei lo mette in discussione, gli studenti faranno altrettanto. Ho sempre creduto di dovergli insegnare a ragionare da soli. A quell'età, ma neanche per soli. Citando Walt Whitman, o me o vita, domande come queste mi perseguono. Risposta: che tu sei qui, che la vita esiste e l'identità, che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Quale sarà il tuo verso?